social. Di nuovo in onda, cari amici di Live Social, sempre su Radio News 24. Oggi parleremo di moda con una stilista, una fashion designer, Daniela Napolitano, che vado a salutare. Ciao Daniela. Ciao a tutti, buonasera. Allora Daniela, raccontaci il tuo brand. Tu hai un brand nato qua in Sicilia. Effettivamente è un brand nato qui in Sicilia, diciamo un po' per hobby. Io nasco da una famiglia di orafi. E da qui è nata la mia passione, diciamo, per la creatività e l'artigianalità. E qualche anno fa, così per scherzo, nel 2016, è iniziato questo percorso. Poi è nato proprio il brand nel 2018, quando ho ricevuto una chiamata da una signora di Milano che mi chiede di fare una mia prima sfilata di borse. Non vi ho detto di cosa si tratta, sono delle borse tipicamente siciliane della nostra tradizione. Diciamo che le coffe siciliane sono delle coffe in palma nana, che è una palma che cresce spontaneamente in tutta la Sicilia, e vengono realizzate con queste palme dalle nostre nonnine, diciamo. Anche anticamente venivano utilizzate come ceste per il trasporto del foraggio degli animali e per portare gli ortaggi nei mercati. Quindi in modo ignorante sono quelle ceste che noi vediamo e diciamo di paglia. Esattamente, sono di paglia, ma noi utilizziamo una palma nana particolare, che siciliana, che nasce proprio qui nelle nostre zone. Sicuramente un prodotto estivo, Daniela. Diciamo che è un prodotto estivo, sì, ma anche se noi l'abbiamo anche reinventata nella collezione invernale, perché l'abbiamo rivestita di tessuti, ecopellicce, ecopelli, quindi l'abbiamo resa, diciamo, un accessorio di moda molto fashion. Quindi un riadattamento di un qualcosa di classico, Daniela? Sì, noi infatti l'abbiamo resa da una tradizione, abbiamo dato, diciamo, un'innovazione molto moderna, pur utilizzando comunque degli elementi della nostra cultura, quindi dei nostri carretti siciliani, tipo specchi, nacchere, passamanerie, diciamo un po' tutto folcloristico, l'abbiamo proprio riportato sulle nostre coffe. Ecco, tutto il folklore della Sicilia racchiuso in una borsa, quindi sicuramente sì. Un accessorio divertente, ma anche con tanta storia. Daniela, sì. Stiamo vivendo tutti quanti un periodo un po' difficile, un po' critico. Tu come vivi questa quarantena? Io non la sto vivendo così male, diciamo che mi sono richiusa nella mia casa in campagna, come comunque in questo periodo faccio sempre, e continuo, diciamo, a lavorare, a ideare, non mi fermo comunque. Daniela, comunque se mi invidi in campagna io vengo, però detto questo, sì. vogliamo dare un numero di telefono, una pagina internet o un social dove i nostri amici possono guardare le tue creazioni? Certo, sì, c'è la pagina Instagram, Facebook, dove sono comunque tutti i dati dell'azienda, diciamo, del brand, con il numero telefonico e il sito dove appunto cliccare, che è www.danielmadensisili.it, dove si può acquistare appunto online tranquillamente. Benissimo, allora io ti ricordo che però con questa intervista stiamo dando un piccolo contributo all'ospedale Spallanzani di Roma, un modo per contribuire sì. A questa emergenza. Ricordo il sì. Tuo sito anche io, danielmadensisili.it, per vedere le creazioni, queste borse siciliane della nostra amica Daniela Napolitano, che io ringrazio e ti auguro un buon proseguimento. Ciao Daniela. Grazie mille a tutti, buona serata. Ciao. Live Social torna tra poco con nuove interviste e nuove storie. Social.